Siglato presso la prefettura dell'Abruzzo il protocollo tra il Palazzo del Governo della Sesta Provincia Pugliese e l'Associazione Bancaria Italiana per la prevenzione della criminalità ai danni di banche e clientela, il confronto e la firma, martedì mattina. Questo è un protocollo che viene rinnovato ogni 2 anni, e quindi anche questa volta avrà validità per 2 anni, ma soprattutto perché, come vediamo, è necessario implementarlo il protocollo, in quanto cambiano le modalità di attuazione dei crimini, no? Abbiamo visto che le rapine alle banche sono scese enormemente, il numero delle rapine alle banche si sono quasi azzerate, perché sono state adottate misure idonee a contrastare questo fenomeno, mentre sono aumentate i furti ai bancomat, no? Agli ATM. Questo logicamente richiede un'attenzione particolare, un'implementazione del protocollo al fine di contrastare questi fenomeni, ma soprattutto con la diffusione dell'informatica e quindi la tecnologia che va avanti impone di adeguarci ai nuovi strumenti di cybercrimen e quindi di adeguarci a contrastarli nel miglior modo possibile. I più recenti episodi di cronaca rendono prioritaria l'analisi della criminalità che può colpire l'intero settore. L'obiettivo è sempre alzare il livello di sicurezza, sia per continuare il trend positivo per quanto riguarda l'antirapina, ma anche per contrastare fenomeni emergenti come gli attacchi agli ATM, le truffe agli anziani, gli attacchi appunto di cyber physical security, quindi il perimetro si allarga del documento pattizio, ma insomma, i risultati finora sono positivi.